Un cordiale e affettuoso saluto telespettatori di Italia Mia, bentrovati ad una nuova linea diretta con i tifosi, l'appuntamento settimanale in compagnia del nostro ormai opinionista che è Carmine Tascone. Buonasera Carmine. Buonasera, buonasera a tutti voi. Bene, il tema di questa giornata sarà quello del mercato. Noi parliamo in queste settimane di mercato, lo facciamo con qualificati ospiti. Stasera Carmine Tascone ci dirà un po' la sua su questo mercato azzurro, anche perché ci sono tante, tante novità. Affronteremo dopo la questione dei napoletani, partiremo adesso con la questione giocatori. Si è detto che questa squadra dovrà ben figurare in tre manifestazioni, quali il campionato, la Coppa Italia e la Coppa dei Campioni. Per farlo bisogna allestire una squadra che abbia almeno un giocatore di pari ruolo nelle riserve, Certo. capace di sostituirlo, e, insomma, così come vuole Mazzarri, 22 titolari. Certo. Questo Napoli quanti titolari ha al momento? Ma se non c'è nessuna cessione, il mister, non è che lo diciamo oggi perché siamo competenti di calcio, ma il mister grosso modo ha usufruito soltanto di 14-15 giocatori, non ha mai superato il tetto, perché gli altri, lui diceva, i titolarissimi erano i 15 giocatori che ha sempre schierato, sempre gli stessi giocatori, gli stessi moduli e compagnia bella. Altri giocatori hanno fatto le riserve ed evince da un lato che ci sono i partenti e non partenti e i riconfermati, evince che ha ragione il mister, tutti quelli che non hanno fatto giocare durante l'anno, parla poco che ha giocato Sosa, Maia ha giocato Iezzi, tre partite Lucarelli, Cribari cinque partite, Blasi nessuna partita, Matteo Gianello nessuna partita, Santa Croce 3-4 partite, Dumitri mai partito, poi abbiamo Ciccarini e altri giocatori che sono rientrati ma non facevano parte dell'organico del Napoli. Io penso che il Napoli deve comprare dei giocatori. Ma deve comprare dei giocatori nel vero senso della parola, perché quando io durante la settimana, che oggi i nostri amici e colleghi giornalisti hanno fatto già acquistare a Napoli, che è in trattativo con 35-40 giocatori, e probabilmente non è così. Ogni settimana tira fuori un giocatore. Oggi mi sembra che ci tu fuori Pizarro. Pizarro è un giocatore, uno dei migliori centrocampisti che ci sono in circolazione in Italia, ma è un giocatore differentemente dalle caratteristiche che chiede il signor Mazzarri. Allora non ha senso dire queste cose, poi arriva ben venga, però poi dobbiamo cominciare a cambiare modulo e Mazzarri non lo cambierà mai, perché con questo modulo ha avuto tanto successo ed è giusto, sacrosanto giusto che lui continui su questa falsariga. Tutti dicono siamo in ritardo, non è vero che siamo in ritardo, bisogna però vedere se veramente il Napoli è in trattativa, tanto per fare i nomi, con il Genoa per Criscito, il Napoli è in trattativa veramente con Hiller, con l'Udinese, il Napoli è in trattativa con Vidal per il Bayern Leverkusen, la squadra Bayern francese, Leverkusen. Bayern, è in trattativa con Palomba, e poi con Trezeguet. E poi sente che Napoli è molto vicino a Donadel, a Zemail e probabilmente per un eventuale scambio di Hamsik, che si sta parlando di questo, ne parliamo dopo, all'Inter potrebbe arrivare in contropartita Mariga. Giocatori, allora se noi diciamo abbiamo mandato a giocare la pazienza alla Juve, perché a 99,1 per cento Pazienza è un giocatore della Juve. E poi parliamo di Donadel, che è un buon giocatore, ma niente di più. Parliamo di Zemail, un altro buon giocatore, ma niente di più. Parliamo di Marica, giocatore che non ha fatto 6 partite nell'Inter. Allora io dico, signori, il Napoli di questi giocatori non ha bisogno. Il Napoli ha bisogno di 4-5 giocatori di grande spessore che, e concludo, hanno già giocato in Coppa dei Campioni, hanno giocato in Europa League, ce ne possono essere tantissimi, e che hanno vinto un qualcosina. Se no, veramente, se prendiamo questi mezzi giocatori, signori miei, noi avremo una mezza squadra. Se prendono questi mezzi giocatori che ho detto adesso, questi tre giocatori. Sì, il presidente dice meglio comprare giocatori di 20, 21, 22, 23 e 24 anni, perché
piuttosto che giocatori di 26, 27, 28 e 29 anni. Sto vedendo che il presidente ha fatto un po' una marcia indietro rispetto al suo pensiero di qualche anno fa. Prima diceva che non comprava i 35 anni, i 34 anni, ricorderete con Fabio Cannavaro, ricorderete questa sua idea di non prendere giocatori, diciamo così, a fine carriera. Adesso sta scendendo mano a mano, non prende manco più i 26, 27, 28, 29, ma prende i 20, 21, 22, 23, 24. Carmine Tascone, giusto o sbagliato? È sbagliato perché 24 anni, Crispiti è un 86 ed è il giocatore più giovane che Napoli sta giocando. Certo, se poi nei 30 può arrivare la Mela, ma la Mela è un buon giocatore, è un grandissimo giocatore la Mela. Parliamo di un 92 che veramente è un giocatore fantastico, però la Mela è troppo giovane per il progetto Napoli. Il Napoli pensa che questi giocatori se li deve creare in casa. È questo che deve fare, perché ha anche dei collaboratori del settore giovanile, vari Santoro, Caffarelli, Carannante, che veramente possono creare questi giocatori in casa. Questi giocatori il Napoli non li deve più comprare. Il Napoli deve comprare giocatori, io non dico giocatori di prima fascia, perché sono sicurissimo che con la mentalità del nostro caro presidente, che dice quando sente un giocatore che prendo come emolumento 3 milioni, 2 milioni e 8, 3 milioni e mezzo all'anno, per lui sono vecchi, perché questi giocatori a questa età prendono questi soldi. Non è che li prende la Mele, che prende 100.000 euro all'anno, tanto per fare dei paragoni. Certo. Allora io dico, Criscito è un giocatore che prende un 100, ci può stare. Ma caro Presidente, lei deve fare tre competizioni quest'anno, tre competizioni importanti, come diceva il mio amico Angelo Pompameo. Noi giochiamo in Coppa dei Campioni, non in Europa League. Noi quest'anno non sbaglieranno i campionati come l'hanno sbagliato l'anno scorso la Roma, la Juve, il Palermo, il Genova, il calo di tensione e di forma che ha avuto l'Udinese nelle ultime al centro del campionato, e meno male, se no dovevamo fare noi preliminari, perché l'Udinese come giocatori, come organica è più forte di quella che è Napoli. Allora io dico una cosa, Presidente, prendere per prendere, secondo Carmine Tascone, che vuole bene a questa società, io dico prendere per prendere, penso che non ha senso, perché si lavora male. Bisogna dare a Mazzarri la possibilità di poter sbagliare, perché se non si danno giocatori, come ho detto prima, che hanno fatto quello che ho detto io prima, giocate in vinti scudetti, in Coppa dei Campioni, noi diamo la possibilità a Mazzarri, ha detto questo mi ha dato la società, e così dobbiamo andare avanti. E questo non è giusto. E penso che Mazzarri possa, se succede questo, farebbe anche bene a non accettare queste scelte del presidente, perché a Napoli ha bisogno di quattro giocatori di grande spessore. Lo sto dicendo. Ecco, facciamo un paragone. Ecco, facciamo un po' i nomi. Ho detto già la scorsa settimana, come pacchetto difensivo, Criscito, 86, nel giro della nazionale, ha già giocato 120-130 partite in Serie A. Grande giocatore. In mezzo a campo potevamo prendere Hiller, che è un 84. Presidente, un 84 non è vecchio, come dice lei, che un 84 a 26-27 anni. Un giocatore in qualsiasi ruolo a 27 anni è nel pieno della maturità. Due, potevamo prendere Borja Valero, un giocatore che ci ha fatto vedere veramente che cosa significa giocare a calcio, a tutto campo, non solo la fase offensiva e la fase difensiva. E come attaccante io avrei preso Trezeguet. Poi mi sarei fermato e avrei incominciato a cedere i 22 giocatori che Napoli ha in uscita, perché tra quelli che sono i partenti, li possiamo dire, parliamo Michele Pazienza, Sosa, Iezzo, Lucarelli, Cribar, Blasi, Gargano, Giannello, Santa Croce, Dumitri, Cicarini, Rinaudo e Vitala. Poi abbiamo dei giocatori che fanno parte del Napoli e che però quest'anno ritorneranno. Bogliacina, Offer, Bucchi, Amodio, Della Bona, e poi abbiamo i tre gioiellini, perché noi abbiamo tre gioiellini. Insigne, che ha fatto 18 gol a Foggia, Cian, che ha fatto 9 gol al Cava e 12 a Lecca l'anno scorso, un giocatore eccellente, e poi abbiamo Amaiella, che deve andare a giocare, perché non è ancora pronto per questo progetto Napoli. Allora io dico, poi rientra il 50% che dobbiamo ancora andare alle compartecipazioni, Mannini e Denis,
Signori, il Napoli ha 22 giocatori da sfoltire e oggi, con la miseria che c'è in questo periodo nel calcio italiano, io sono salito mercoledì a cosa, come si chiama, a Lipton sono stato, signore, credetemi, chiacchiere indistintive. L'unica squadra che si sta muovendo un attimino sul mercato è la Juve, che ha preso Langsteiner dalla Lazio, Ziegler a costo zero dalla Sampdoria, ha preso Pirlo a costo zero e prenderà Pazienza a costo zero. E sta trattando anche altri grossi. L'unica squadra che si sta muovendo, tutto il resto è noia. Allora, qualche tempo fa c'era un detto che vigeva nella nostra città, nella nostra squadra: il Napoli ha i napoletani. Un detto oppure chissà che, perché il presidente De Laurentiis proprio ieri ha detto: gli acquisti meglio se non napoletani. E dice: una volta sognavo una squadra fatta solo di napoletani, ma non sono venuti né quando eravamo in Serie C e neppure quando eravamo in Serie B. E quindi mi sono poi stancato di cercarli, e così forse ho fatto bene, perché quando uno è troppo radicato a Napoli, le pressioni del territorio si esercitano più facilmente, e questo non deve succedere. Prima di dare la tua versione, Carmine, io ho voluto chiedere al capitano dei capitani, alla bandiera azzurra per antonomasia, che risponde al nome di Peppe Bruscolotti, il suo parere. Peppe dovrebbe essere al telefono. Ciao Peppe. Ciao, ciao, saluto a tutti. Buonasera Peppe. Ciao, ciao, buonasera, ciao. Allora, Peppe, ti chiedo subito, sei intervenuto anche sul Mattino. A nuovo a questa situazione. Il presidente chiaramente tempo fa disse che voleva questa famosa napoletanità. Sì. Adesso sta ritrattando, ma le voci che si sentono in giro sono anche contrastanti, nel senso che i napoletani che dovrebbero venire, che vorrebbero venire, andrebbero a percepire meno di quello che abitualmente già guadagnano, e quindi chiaramente non è che si può creare questa disparità. Tutto l'amore va affetto, però i napoletani, anche loro hanno diritto, insomma, a determinati guadagni. Come se guadagnano tutti, perché non dovrebbero guadagnare pure loro? Peppe, ma questo può spiegare il fatto che forse, proprio per questo, alcuni napoletani non lavorano nel calcio Napoli? Mi viene così? Ma questo è così, esiste già da qualche anno. Come calciatore, l'ultimo, se non erro, fu anche Nocerino, che si può aspettare una situazione del genere, cioè che gli volevano, gli offrivano meno, quindi chiaramente, insomma, sono cose che poi mettono anche in cattiva luce questi ragazzi, perché chiaramente non meritano di essere trattati così. Ecco, tu hai detto, tu hai detto sul Mattino, è una città che questa pressione la esercita nei confronti di un giocatore che non è napoletano, non in quelli napoletani. Nei napoletani c'è solo passione, hai detto. È normale che esiste per i napoletani, è un pochino più duro, diciamo, nel senso che essendo napoletani quindi c'è una certa pressione, però insomma questo fa parte pure del gioco, nel senso che un napoletano che riesce a stare ed esprimersi a certi livelli comunque è sempre osannato, insomma. Certo. E quindi anche lui a livello di prestigio penso che ne guadagni tanto.